Siamo qui con Fabio Cagliani, Head of Funds Distribution di Nordea in Italia. Qui in occasione del Salone di Risparmio presentate una famiglia di prodotti. Di cosa si tratta? Sì, buongiorno a tutti. Intanto presentiamo in questa occasione un'evoluzione di quella che noi consideriamo la famiglia multi-asset, che negli anni scorsi è stata molto utilizzata e molto distribuita in Italia, perché crediamo che debba, in una fase di mercato come l'attuale, esserci anche una novità. Abbiamo visto che spesso questa tipologia di prodotti, che dovrebbe rappresentare soluzioni non direzionali, in realtà spesso seguono poi l'andamento del mercato. La presentazione dell'Alpha Family è in buona sostanza la possibilità di andare a selezionare diversi prodotti che possono andare a posizionarsi su diversi profili di rischio rendimento, passando dal più basso profilo di rischio, intorno a un 5% di volatilità, per salire poi a un 10% e un salire poi a un 12%. Abbiamo una lunga esperienza in questo tipo di prodotto, che gestiamo da diversi anni, e la consideriamo un po' un'evoluzione di quelli che sono i multi asset classici. Perché un'evoluzione? Perché abbiamo visto, per l'appunto, che spesso questi prodotti, che dovrebbero essere decorrelati, non sempre sono riusciti a creare la giusta diversificazione, e quindi ci auguriamo con l'esperienza che il multi asset team ha in Nordea di riuscire a produrre, a portare qualcosa di interessante. Ecco, per quanto riguarda specificatamente il mercato italiano, quali prodotti sono più adatti in questo contesto di mercato? Sì, è una fase di mercato non, diciamo, abbastanza non direzionale, nel senso che ci sono dei trend ancora positivi. Sappiamo che sulla parte obbligazionaria negli Stati Uniti l'innalzamento dei tassi sta già creando delle problematiche, in Europa è ancora al di là da venire. Sicuramente quello che vuole il risparmiatore italiano alla fine è qualcosa molto safe, che possa garantire un risultato sicuro, cosa non semplice da trovare. Noi crediamo in questo senso di poter mettere a disposizione, attraverso, per l'appunto, la famiglia Alpha, quindi dei prodotti che possono andare a generare dei rendimenti sulla base di definiti target di volatilità, e anche dei prodotti, un prodotto in modo particolare, il covered bond low duration, che va a lavorare su quella che è la fascia più safe, a meno rischio, con ovviamente meno possibilità di performance, ma in una fase come questa crediamo interessante proprio per gestire la liquidità e del momento. Bene, grazie mille.